mi sono imbattuto casualmente in un libretto d'opera del 1700, Amor di un'ombra e gelosia di un'aura, conosciuta anche come Narciso, di Carlo Sigismondo Capece, e mi ha ispirato la scrittura di 3 brani originali. Ho scritto degli arrangiamenti che prevedevano l'utilizzo di strumenti a fiato. Così ho invitato a suonare a casa mia Nausica Morandi e altri 2 musicisti che suonano con lei nella banda di Soncino, Marco Locchetelli e Anna Zuccotti. Io e Nausica ci conosciamo da tempo, avendo collaborato a vari progetti musicali nella scuola. Gli ho proposto di suonare questi brani in vari modi, facendone una versione acustica con il bandoneon, una utilizzando delle basi e la fisarmonica e infine cantando qualche strofa al pianoforte. Chiedo a chi dei 3 suona da più tempo in una banda. Temporalmente io, perché vista l'età, dato che ho cominciato 8 anni, sono già più di 40 anni che ci sono dentro. La banda di Soncino è attestata storicamente dal 1876, quindi è una banda di lunga durata. Nell'ultimo ventennio ha avuto un exploit grazie anche a una presidenza e a un impegno del presidente Ugo Vanoli, che ci ha permesso di raggiungere anche dei grossi risultati a livello europeo. Infatti io conosco questo aspetto vostro. E poi siamo ritornati a essere una banda normale, con i problemi di tutte le bande contemporanee, e questa è la nostra realtà attuale. Per il futuro siamo impegnati come tanti, sia nella ricerca di allievi per dare continuità alla banda, ma soprattutto dare possibilità ai nostri ragazzi di continuare di studiare e suonare uno strumento, e anche aperti a collaborazioni, perché nella nostra vision il mondo bandistico attuale non può più stare legato a un campanile, non ha più la forza di starci. Chiedo a Nausica cosa significa per lei suonare in una banda. Diciamo che le bande in Italia spesso rappresentano delle grandi famiglie musicali, nel senso che la bellezza di queste realtà è proprio quella di essere multigenerazionale, quindi avere potenzialmente dai bambini, dagli allievi fino ai nonni, e anche il fatto di non essere tutti dei professionisti, quindi il fatto, la ricchezza di fare un altro lavoro e magari la sera di smettere 5 minuti prima di andare alle prove il proprio lavoro e di ritrovarsi tutti insieme con un obiettivo comune. Cioè che è quello appunto di fare musica insieme, di divertirsi, di fare qualcosa di costruttivo, perché le bande sono anche agenzie educative alla fine, quindi hanno anche un valore per il territorio, soprattutto quei paesi che appunto magari hanno minore offerte rispetto alla città, ma non per questo sono minori a livello proprio di valore. E poi il grande potenziale di diffondere comunque la cultura musicale, e in un paese come l'Italia ce n'è sempre molto bisogno, nonostante appunto la nostra tradizione storica sia assolutamente attestata in campo musicale, e quindi la presenza sul territorio delle bande, e anche a Soncino, della banda di Soncino, che poi collabora attivamente anche con la scuola, con l'istituto comprensivo, è sicuramente molto importante ed è un valore aggiunto. Cioè un paese in cui c'è una banda è un paese che ha un valore aggiunto. Anna mi ha raccontato di avere altre sorelle che suonavano in banda. Tu hai delle sorelle, suonano anche loro nella banda? Suonavano anche loro nella banda, adesso come tante altre ragazze che c'erano in banda con noi sono diventate mamme, quindi con gli impegni della famiglia fanno un po' più fatica, ma speriamo che ritornino, e faccio un appello a tutti, già che ci siamo. Certo. Tornate perché la banda è famiglia. Certo. E se qualcuno manca, è bellissima questa immagine qua. Ho messo in musica alcuni versi tratti da questo libretto e li ho suonati al pianoforte accompagnato da loro. Non ho più pene, no, non ho più pene.
nel cielo un raggio di sole a splendere tornò, più mi brilla il cor di luce in grembo, più mi brilla il cor nel seno, più mi brilla il cor di luce in grembo, più mi brilla il cor nel seno. Amor di un'ombra e gelosia di un'aura è un'opera in tre atti composta da Domenico Scarlatti, sul libretto di Carlo Sigismondo Capece. È stata eseguita per la prima volta nel 1714 nel Palazzetto Zuccari a Roma, allora teatro privato della regina Maria Casimira di Polonia. La regina Maria Casimira è stata una figura di spicco nella vita musicale di Roma. Capece era il suo poeta di corte. Il libretto è basato sulla favola di Eco e Narciso, contenuta a sua volta nelle Metamorfosi di Ovidio. Chiedo a Nausicaa di raccontarci com'è nata la sua passione per la musica. Il fatale fu un trasloco fatto proprio davanti alla sede della banda del paese in cui abitavo prima, e quindi l'aver sentito poi le prove serali hanno fatto un po' da richiamo, come nella favola del pifferaio magico. E quindi c'è stato un avvicinamento alla musica e lì una prova poi di tutti gli strumenti, finché non è stato il clarinetto che ha scelto me. Solo che appunto ero ancora alle elementari, per cui avevo i mignoli troppo corti e ancora non arrivavo alle chiavi in fondo. Per cui è stato uno studio progressivo, un adattamento a vicenda, e quindi alla fine è stato clarinetto, anche se dopo, vabbè, la vita mi ha portato anche a provare altri strumenti musicali e intraprendere anche poi altre strade, comunque sempre collegate al mondo della musica. Sì, infatti tu, oltre che suonare clarinetto, sei anche docente di musicologia, giusto? Sì, esatto, io mi sono poi laureata in musicologia, dottorata, la laurea a Cremona, e invece poi il dottorato di ricerca all'Università di Padova, dove adesso insegno. Quindi a un certo punto poi la scelta è stata quella: che cosa tenere, diciamo, come hobby, per quanto serio e impegnativo, e cosa invece far diventare il mio lavoro altrettanto appassionante. Quindi poi la scelta è ricaduta sulla strada della musicologia e in particolare degli studi medievali, perché poi, insomma, come sai, sono specializzata in quello. Poi chiedo ad Anna perché proprio l'oboe. In realtà non l'ho scelto l'oboe, perché io volevo suonare la tromba, ma avevo già due sorelle che suonavano, e una delle quali suona la tromba, e quindi mi ha detto di no. E ho provato con l'oboe e ci siamo innamorati. Io mi sono innamorata dell'oboe. A vicenda non lo so, io mi sono innamorata dell'oboe. E comunque sono parecchi anni che lo suono, quindi direi che è un amore che dura. Certo, ma tu oltre che suonare in banda hai altre collaborazioni? No, io suono nella banda, lo faccio come hobby. Da tanto tempo? Da tanto tempo, sì, dalla quarta elementare. Quindi da una vita. Tanti anni, non diciamo quanti, ma da sono una tanti vita, anni. Da una vita. Quindi comunque è una collaborazione, è una storia ormai, come dire, assodata, no? Sì, 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 e spero che comunque andremo avanti con questa storia. Marco mi ha raccontato invece che ha fatto altri studi. Sì, io sono ingegnere. E però ho sempre avuto la musica dentro di me, tanto vero che ho cominciato anch'io a suonare nella banda, avevo 8 anni, banda di Soncino, grazie al mio maestro, il maestro Riccardi, che ha visto in me qualcosa, e anch'io posso dire che è stato lo strumento a scegliermi, è stata la tromba che mi ha chiamato, e suono da allora sostanzialmente.
Come compositore mi piace accettare sempre nuove sfide. Chiudere gli occhi, immaginare queste rappresentazioni in piccoli teatri aristocratici, in una Roma settecentesca, barocca, manieristica, e vestire queste parole con un suono attuale. L'aurora aspetto ancora, sollievo del mio amore, ma sempre c'è un modo per chi non ha più speranza, sì c'è un modo per chi come me sente palpitare il cuore, gemere l'alma in seno, sente palpitare il cuore, gemere l'alma in seno. L'ispirazione musicale nasce spesso da mondi lontani nello spazio e nel tempo. In questo caso il fascino di parole antiche ha fatto da molla per la composizione. Non solo, ho anche chiesto a un'amica, Anna Viera Teixeira, di scrivere la versione in portoghese di queste arie. Confesso infatti che un giorno mi piacerebbe sentirle cantate in portoghese. Ovviamente non da me, proprio per sentire il suono che ne uscirebbe. Chiedo a Marco, che è il direttore, di parlarci del repertorio della banda di Soncino. Guarda, tipicamente noi come banda italiana il nostro repertorio attinge a quella che è la tradizione, quindi alle trascrizioni d'opera piuttosto che a musica originale per banda, tanto è vero che abbiamo fatto due CD monografici su Ponchielli recuperando dall'archivio qua di Cremona i manoscritti, perché Ponchielli è stato direttore della banda di Cremona e Piacenza fino all'Ottocento, quindi ha fatto della musica originale per banda che è stata adattata per la banda moderna, perché l'organico era diverso. Quindi c'è tutta questa parte che è comune alle bande, però siamo anche, oltre che alle trascrizioni, siamo anche focalizzati a portare alla conoscenza del repertorio moderno per banda. Ci sono autori come Johan de Mey, come Franco Cesarini, come Alfred Reed, che hanno fatto dei capolavori per il nostro organico, e ci sono anche dei compositori moderni che sono molto interessanti, quindi un piede nel passato ma anche un occhio nel futuro. Chiedo a Nausicaa come e se si può conciliare il repertorio bandistico con la musica che stiamo suonando oggi. Sono due filoni assolutamente compatibili, anche perché appunto la banda non abbraccia un solo genere musicale e percorre comunque diversi filoni che poi spesso sono anche equivalenti a quelli che sono anche i gusti del nostro pubblico, anche perché i nostri concerti sono appunto eterogenei e sono fatti appunto per interessare e appunto per piacere a diverse fasce di pubblico. Per cui assolutamente anche i brani che abbiamo proposto oggi sono assolutamente compatibili sia in un'ottica di repertorio di banda, sia inseribili nel repertorio della musica contemporanea, che però appunto ha delle radici che affondano in una tradizione, in un passato storico musicale.
e ad Anna se la loro banda ha avuto occasione di suonare con cantanti non lirici. Abbiamo fatto parecchi anni fa dei concerti con diversi cantanti, Antonella Ruggero, la soprano, Marco aiutami, come si chiamava? Comunque è una cosa che abbiamo fatto e che, perché no, potremmo fare anche in futuro. E su questa immagine luminosa finisce anche questo incontro. Chissà che non sia foriero di nuove avventure musicali. Sì, bel giorno, l'alba sei di sì bel dì, ma vorrei che il tuo labbro si discosti dal tuo cuore, nel mio parla la fede, favela.